Qui tesoro. Ciao mamma. Ciao amore. Già rientrato, eh? Come va? Bene. Ti ho comprato una maglietta bellissima. Mi è costato un occhio della testa. Mi dispiace di dover partire proprio adesso che sei in licenza. Ma sai, d'altronde, impegni improrogabili di lavoro. Eh già, il tuo lavoro, come al solito. Mauro, io lo faccio anche per te, sai? Per me. Guarda che io non ti ho chiesto niente. No, adesso no. Ma vedrai quando ti sarai stufato di giocare con i tuoi aeroplanini. Mamma, non è un gioco quello che sto facendo. Sì, lo so, scusami. Non volevo dire questo. Come sei suscettibile. Mio Dio, è tardissimo. Devo proprio partire. Il biglietto del mio aereo ce l'hai tu? Sì, eccolo. Dimentico niente? No, ho preso proprio tutto, grazie. Mi raccomando, riguardati. Guarda che non sei mica obbligato, sai? Oh, vabbè, come vuoi. Io devo andare. Ciao. Ah, dimenticavo. Salutami Marianna. Adriana, mamma, si chiama Adriana. Ti tieni belle mamma, ti vedo strano. Ehi, hai perso la parola. No, no. Pensavo a mio padre. Vorrei tanto conoscerlo, presentargli Stefania. E chissà quanto lo vorrebbe lui. Ma scusate, è così difficile rintracciarlo. Beh, sai, è passato tanto illudiendo. Però si potrebbe tentare tramite l'ambasciata, oppure l'aeronautica. Ma è lei che non ci ha mai voluto provare. E che diritto avevo io? Lui è sempre stato onesto con me. Io lo sapevo che teneva famiglia, che teneva moglie e figli in America. E tanto poi ci saremmo dovuti lasciare. A te, Taggio, ho voluto proprio io. E ti sei fatta lasciare sto souvenir, O fesse che sì. Non lo sai che cosa mi è costato metterti al mondo. Mamma, scusi, volevo scherzare. Sì.
Mi fa la rabbia quando fai così. No, scusa. È solo che adesso io vorrei proprio conoscere. Prima no, non mi importava niente. Ma adesso, non lo so, mi sento diverso. Beh, ha detto che farebbe piacere anche a lui, no? Ma io... io credo. Io penso di sì. Ma io invece ne sono sicuro. Beh, allora andiamo a mangiarci una bella pizza. Che ne dite? Andiamo. Attenti! Comodi. Prima di dare inizio al briefing del giorno, desidero rivolgere un saluto al tenente colonnello Moccia, comandante del 156esimo gruppo Tornado che è appena rientrato dagli Stati Uniti, e al tenente colonnello Caramia, comandante del 50esimo gruppo C-130. Entrambi opereranno con noi per un breve periodo di tempo. E adesso lasciatemi dare il benvenuto ai nuovi piloti giunti dai corsi addestrativi. Benvenuti al 37esimo stormo, signori. Siete giunti al capolinea. Qui diventerete finalmente dei combat ready. Pronti al combattimento sugli elicotteri, sui C-130, sugli Starfighter e anche sui Tornado. All'inizio il vostro compito sarà solo addestrativo, ma non per questo meno duro. Qui si lavora sodo. 10, 12, ma anche 14 e 18 ore al giorno. Volare è un privilegio riservato a pochi. Voi siete tra questi. Sappiate farne buon uso. Buon lavoro. Andare a fare una doccia. Aspettami. Ecco, arrivo. Cosa fai questa sera? Visto che voleremo insieme, forse è meglio presentarci. Io mi chiamo Stefano. Stefano Zucchi. Piacere, Carosi. Ci vieni a prendere un caffè con noi? No, grazie. Devo ancora sistemare la mia roba nella stanza. Ragazzi, questo Carosi ha un'aria leggermente stronza. Che vuoi farci? È sempre così. Dio li fa e poi li accoppia. Eccezionale. Stefano, vieni qui, scherziamo. Vieni qui. Non mi dire che te la sei presa. Ma no. Dai, scendi, la tengo io. Vado a farmi la doccia. Vabbè, fa un caldo. Adesso mi sento meglio. Si sta bene qui, eh? Sì. È perfetto. Ci hai pensato, Mauro? Forse questo è l'ultimo periodo che stiamo ancora tutti insieme. Beh,
Io spero che almeno noi due continueremo a tenerci in contatto anche in seguito. Questo è poco, ma è sicuro. Promesso? Promesso. Quando è vero che mi chiamo Coleman. E quindi che hai deciso di fare con tuo padre? Penso che gli manderò una lettera. Magari attraverso il comando. Sì, mi sembra la strada giusta. Ne hai già parlato col comandante? Ancora no. Secondo me avresti già dovuto farlo. Sì, ma in fondo siamo appena arrivati. Lo farò quanto prima. Guarda che a me non mi freghi, Coleman. No. Che c'è che ti blocca? Niente. Su, avanti. Fuori il rospo, forza. Che cosa c'è che non va? Ecco, ho paura, Mauro. Che ti devo dire? Ho paura di andare incontro a una grossa delusione. Guarda che gli anni passano, Coleman. Siamo cresciuti ormai. E dobbiamo saper affrontare anche le delusioni. Ti sembra così facile a te? Ma no, non è così facile, ma dobbiamo farcela. Col mestiere che abbiamo scelto noi, non possiamo vivere di illusioni, purtroppo. Quindi piantala di stare lì a torturarti. Fai quello che devi fare. O dentro o fuori, ok? Ok. Prima ne esci, meglio è. Ok, o dentro o fuori. Così mi piace. Ci vediamo più tardi? D'accordo. Mi scusi, signore. Ah, tenente, lei aveva chiesto di vedermi. Sì, signore. Mi dica. Ecco, si tratta di questa lettera, signore. Vorrei farla arrivare a mio padre in America. Però non so esattamente dove si trova. Ma, tenente, non vedo come io possa... È un pilota militare. E tramite canali ufficiali, forse io credo che sarà possibile trovarlo o fargliela recapitare, magari. Da quanto tempo non vede suo padre? Purtroppo, se devo dire la verità, non l'ho mai visto. Quando sono nato io aveva già lasciato l'Italia. E mia madre non ha mai voluto che interferissimo nella sua vita. Capisco. Dia qua. Philip Coleman. Lei crede, pensa che si può fare qualche cosa? Beh, tenteremo. Gliene sarei tanto grato, veramente. Faremo il possibile. La ringrazio. Stia tranquillo, se avrò notizie glielo farò sapere. Sì, signore. Coleman. Vai. Sorelle, un guizzo ci vuole. Non possiamo stare ferme così. Lampizziamo la corteccia. Facciamo scattare i relè. Ma da quanto parli così? Sono alla ricerca di un nuovo linguaggio che vada al passo con i tempi. Anche io! Secondo me Carmela ha proprio ragione. Dobbiamo trovare un modo per raggiungerli. Non contate su di me. Io non mi sposto. Ho già fatto tanto per seguirlo e dovrei ricominciare ora. Ma neanche per sogno. Senti un po', e se la soluzione la trovassimo noi, tu ci verresti? Ad una sola condizione. Che sia dignitosa. In quel caso verrei anch'io. Non so perché, ma ci avrai giurato. Ah, che pisa che siete. Vuoi decidere, por favor? Che ne dici, Coleman? Li mettiamo alla prova, questi cacciatori di stelle? Ma come, li abbiamo appena conosciuti. Una ragione in più per vedere se andiamo d'accordo. Eccezionale, Coleman, eccezionale. Dai, prova. Tu ti pazzi. Non sai che ti sei perso. Seguimi. Allora? Che ne pensi? Che ne pensi? Penso che questi non sono aerei, sono missili. Ma certo, sono dei mostri. Dei mostri straordinari, dei cavalli d'acciaio da portare a spasso fra le nuvole. Sono fantastici. Mauro, ma tu sei completamente pazzo. Ma perché tu non li trovi eccitanti? Anche troppo. Ehi, oh, che problema hai? Tu,
Tu sei il problema mio. Io? Sì, tu. Tu e la tua stramaledetta sicurezza. Ma che accidenti vuoi dire? Proprio quello che ho detto. È possibile che tu non hai mai un'ombra di incertezza. Un pizzico, un brivido di paura ogni tanto. Niente, mai. Ma com'è possibile? Giuro che non ti capisco. Eppure è semplice. MB339, G91 e adesso con questo bestione qui. Uguale, sempre. Monti e te ne vai, senza problemi, come se niente fosse. Ma che vuol dire come se niente fosse? Questo, come se niente fosse. Per me non è così. Io ogni tanto tiro indietro la mano. Tu invece ti butti. Hai una grinta tale che fa paura, spaventa. Per questo, quando vedo la maniera in cui voli tu, a me viene la voglia di mettere, te lo giuro. Ma no, è solo che siamo diversi, tutto qui. L'hai detto, siamo diversi. È che tu ci sei tagliato per questo mestiere, e io no. Oh, ci risiamo. Se non ci fossi tagliato, non ci saresti nemmeno salito su uno Starfighter. Non te lo avrebbero mai affidato, un mostro del genere. Lo capisci questo? Sì, lo capisco, ma il punto è un altro. Io non sento addosso la stessa smania che tieni tu, È soltanto una questione di temperamento diverso. Ma è meglio così, credimi. Se fossimo stati uguali, non saremmo stati così amici. Adesso piantala, dai, non rompere le palle. Ho voglia di fare una doccia. E cammina. Colonnello, mi scusi, volevo sapere se per caso ha qualche notizia per me. Non ancora, mi dispiace, ma stia tranquillo. Vedrà che prima o poi risponderà. Grazie. Ehi, guarda, c'è un tornado che è a terra. E allora? È bello, no? È proprio una macchina fantastica, non trovi? Ma è troppo sofisticato per i miei gusti. Preferisco lo Starfighter. Siamo d'accordo, anch'io preferisco lo Starfighter, che c'entra? Anzi, ormai mi ero pure affezionato. Ma guarda che una bassa quota col tornado deve essere una cosa veramente da sbaglio. Vedi, è come farla sulle ali di un pipistrello, tale e quale. Questo è il radar di bordo collegato ai comandi tramite il computer, per cui il velivolo evita gli ostacoli automaticamente. In teoria potrebbe anche volare da solo. No, no, guarda, il tornado non è per me. Giusto, sono d'accordo con te, Rossetti. Col tornado non si può scherzare mai. È come un'ala tesa nel cielo. O gloria o morte. Che stronzo. Intanto hai bisogno di lui per volare. Il navigatore fa solo da guida, ma chi pilota sono sempre io. Ma sai che divertimento volare con uno dietro che ti dice sempre quello che devi fare? Ma non è proprio così. Perché fra pilota e navigatore viene a crearsi una tale collaborazione che è un po' come se a bordo ci fosse una sola persona. Ma per carità, guarda, io non riesco a collaborare neanche con me stesso, figuriamoci con un altro. Ed è questo il tuo limite. Ecco perché ti hanno assegnato lo Starfighter. No, amico, un attimo, mo stai offendendo pure a me. Senti, può anche essere che io sia limitato come dici, però mai quanto te. Visto che non si fidano neanche a farti volare da solo. Andiamo. Questa devo fargliela pagare. Beh, senti, fai quello che ti pare. Ma non contare su di me, non mi piacciono queste stronzate. Ecco, quello che stiamo vedendo è una partenza con salita in gate di due Starfighter durante uno scramble. Una delle missioni tattiche più tipiche in cui vengono impegnati esclusivamente i caccia intercettori. Bene, signori, scramble vuol dire arrampicata ed è una partenza velocissima. Quando scatta l'allarme dello scramble, i piloti devono essere ready in 5, cioè pronti in 5 minuti. In pratica, non dovranno mai trascorrere più di 5 minuti tra l'allarme e i due Starfighter che si staccheranno dal suolo. Ma non pretenderò più... 5 minuti, chi stai pazzo? Tu credi che sia facile farcela, vero? Beh, no, signore. Allora perché sorridevi? Perché tenterò di farcela fin dalla prima missione. Se fossi in te non sarei così sicuro. Considerato il livello di difficoltà. Ma non ho detto che sono sicuro di farcela. Ho detto solo che tenterò. Tu sei Rossetti, vero? Sì, signore. Ho letto la tua scheda personale. È pessima, la peggiore che ci sia. Però si direbbe che sei un fighter nato. Vedremo. Se sei davvero un cacciatore di stelle, bene. Ma se vai solo a caccia di guai,
ha incontrato la persona sbagliata. Sì, certo, signore. Bene, signori, questa è una scuola di combattimento. Qui non è come alla scuola di volo, non ci sono graduatorie. Qui siamo in guerra. E in guerra l'importante non è essere primo o secondo. L'importante è sopravvivere. Questo è ciò che si vede dalla cabina di un tornado a bassissima quota durante una delle missioni tipiche del bombardiere che oggi cominceremo a studiare nel dettaglio. Bene. Luce, prego. Allora, signori, la prima missione che farete è questa. Ipotizziamo di essere in guerra. Un tornado deve andare a colpire un obiettivo a 1000 chilometri di distanza. Ora, come vedete dalle immagini, lo sbarramento difensivo nazionale si apre come una finestra ed il computer a cui è collegato invia dei segnali alle batterie dei missili spada che si abbassano progressivamente, lasciando l'intera area in difesa per qualche istante. Ma giusto il tempo di consentire al tornado di decollare carico di bombe. Quindi si richiude immediatamente. Subito i radar collegati al sistema centrale riprendono a funzionare. Gli spada tornano rapidamente in posizione di lancio e sono già programmati per riaprirsi 100 minuti esatti dopo. Ma solo per 30 secondi. In 100 minuti il tornado deve raggiungere l'obiettivo a 1000 chilometri di distanza volando a bassissima quota, colpirlo e poi tornare indietro e presentarsi puntuale all'appuntamento. Mi scusi, signore, e nel caso venisse attaccato da caccia nemici? Beh, deve ovviamente difendersi, ma poi recuperare il tempo perduto per presentarsi in orario all'appuntamento. La famosa finestra? Sì, esatto. Allora stabilita, la finestra si apre per 30 secondi, come avete visto. O si passa in quei 30 secondi o si rimane fuori, e a quel punto si è spacciati. Cristo. I computer che regolano lo sbarramento difensivo non guardano in faccia nessuno. Amico o nemico, ti fanno comunque fuori. Questa è la guerra moderna. Ed è per questo che voi siete qui. Per imparare a combatterla. Bene, signori. Nominativo Alpha X-Ray. Vettori 07, 09 già pronti e controllati nei rispettivi shelter. Vi ricordo che bisogna essere ready in 5, pronti in 5 minuti. Scopo della missione? Vi sarà comunicato in volo. Nello scramble è sempre così. Faremo anche missioni combinate con i tornado, signore. Perché me lo chiedi? Così, pura curiosità. Qui operazioni, pronti a copiare i dati. Coleman, sai chi lo vince quest'anno l'Oscar? No. Lo vince Zucchi. Perché? Come miglior pilota non protagonista. Scramble, scramble. Shelter 5-6. Ciao. Vettori 07. Ci siamo. Andiamo. 3-1 sinistra. Ehi, se non li ascoltate, quelli della sala operativa potrebbero prendersela male. Sì, signore. Certo. Ehi, sono le 9.05, alle 9.10 esatte, dovete alzare il culo da terra. Ready in 5, avete solo 5 minuti e siete già in ritardo di 40 secondi. Ma guardi che noi eravamo... Andiamo! 42, 43, 44... Dai, muoviti, Cristo! Vengo, vengo! Corri, corri! Pronti, vai! Dai, dai! Pronti, vai! Per voi pista 31 sinistra, rullaggio Alfa Foxtrot, salita in game, 22 angeli, contattare Oscar Papa 1-7. Sette, pronto a partire. Qui 09, pronto a partire.
Prego, signore. Grazie. Siamo in ascolto. Missione completata. Rientrate. Ok, ricevuto. Ho sentito bene. Come no, ha detto proprio così. Rientrate. Salve. Le condimenti sono confermate. Certo, certo. Se ci fossero variazioni, in caso vi avverto. Non so se ve ne siete resi conto, ma siete decollati con oltre 40 secondi di ritardo. Hai visto che non è così facile come credevi? Lo so, signore, cercheremo di fare meglio la prossima volta. Adesso so dove abbiamo sbagliato. Bene. Scusa, ma veramente hai capito dove abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato a dargli ascolto durante l'allarme. Quando c'è uno scramble, bisogna correre agli shelter e basta. La missione è Delta Zulu, il vettore 1-7. L'obiettivo è un ponte 5 gradi a nord di Gorizia. Checkpoints Messina, Crotone, Bari, Ancona, Grado e Gorizia. Invictor Mike Charlie, rasente al suolo, ok? Ok. Carico bellico? Bombe. Quantitativo? 8.000. Spolettamento? Standard. Oh, bene. Ci siamo quasi, ragazzi. Fra 40 minuti esatti dovete decollare. Ok, signore. Ok. Se alle 9.50 sarete sull'obiettivo, avrete 50 minuti per rientrare. Vi ricordo che la finestra è di soli 30 secondi, ok? Ok. Ok. Operazione Delta Zulu 1-7, ready. Ok, Delta Zulu, 1-7 autorizzato al decollo. Dove sono ora? A 8-9 miglia circa dal Turning Point, signore. Com'è la situazione meteo? Abbastanza buona, signore. Comodi, comodi. Cosa avete in programma? Un tornado in missione di addestramento, signore. Il tipo di missione? Bombardamento di un ponte a nord di Gorizia e rientro. Beh. Chi c'è su? Zucchi e Carosi. Interessante. Avverti il mio ufficio che mi trattengo qui. Va bene. Dammi la prua. Prua 404, velocità costante. Emilia, torna in poi. Abbiamo 3-4 ottavi di cumuli nembi davanti. Si riesce a passare. A destra controllo. Cristo, si riesce a passare, sì o no? Ma vuoi stare calmo, amico? Sto controllando, ti ho detto. Sono le 9.31. Vuoi chiudere il becco? Sto controllando la densità. Confermato, sono cumuli nembi. Senti, mi interessa solo sapere se si riesce a passare o no. Ti ripeto che sono cumuli nembi. Dimmi se si riesce a passare, ci stiamo andando contro. Dovresti saperlo da te. Ok, non lo so, d'accordo.
Basta dirlo. Il navigatore ti aiuta. Sì, si può passare. Grazie. Prego. Ok, grazie. Sono sul Golfo di Venezia, signore. A che ora sono partito? Alle 09 in punto. Rua 301. 301, Roger. 3 miglia all'obiettivo. Dovresti vedere un laghetto. Sì, lo vedo. L'abbiamo appena superato. Tra un attimo dovresti vedere il ponte. Lo vedo, lo vedo. Correggi la prua. Correggi. Prua corretta. Ce l'ho, ce l'ho. Sgancia presto. Sganciato. L'abbiamo preso. Niente, l'abbiamo mancato. Cazzo, Carosi, la colpa è tua. Hai sganciato in ritardo. Negativo, tesoro, la colpa è tua. Non hai corretto la prua in tempo. Senti, Carosi, io... Rimandiamo le polemiche a dopo. Adesso bisogna correre. Siamo in ritardo di 56 secondi. Dobbiamo recuperare. Ok, dammi la mea su questa zona. La mea è 5 e 8. 5 e 8, ricevuto. Ma scusa, a te che te ne frega? Ma come che mi frega? Voglio vedere come se la cava Zucchi. Ok, ok, però non spingere. Oh, cazzo, c'è il comandante. Avanti. Guarda che se quello se ne accorge facciamo una bella figura di merda. Dovrebbe essere qui. Più o meno. Va bene. Vediamo se sono in okay. Non credo che ce la faranno. Temo proprio di no. Beh, andiamo, va. Quello che c'era da sapere l'ho saputo. Ehi, Carosi, quanto manca alla base? Siamo lontani. Non credo che arriveremo in tempo. Questo aspetta a dirlo. Qualche anno. E io voglio arrivare in tempo alla base. Tanto non ce la facciamo, abbiamo recuperato solo 3 minuti sul ritardo. Questo lo dici tu. Non lo dico io, stronzo, lo dice il computer. Ti assicuro che a terra facciamo i conti, Carosi. Ma piantala, non siamo mica in guerra. Tu non sei in guerra. Io sì. Ok, copiato. Tenersi pronti ad abbassare gli spada per 30 secondi. Dovrebbero essere qui o qui per farcela. ...26, 27, 28. Chiudere. Anche ridurre adesso, ormai siamo fuori. Ricevuto. Quanto hanno di ritardo? Appena 9 secondi. È sempre meglio anticipare la virata.
Ehi, aspetta. Che vuoi? Tu non puoi mica fare così con me. Fermo, metti giù ma le mani. Ma io ti schiacco il muso. Ti ho detto di mettere giù le mani. Coglione. Ma prenda, la scemo. Ecco. Stanno litigando. Di piantarla. Andiamo. Navigatore di merda, vieni. Non puoi smettere. Dove stai, Stai fermo. Ma io gli spacco le mani. Mettetela. Buoni, state buoni. Ma si può sapere che mi sta succedendo? Nulla, lasciami. Questo cretino mi ha mandato a puttane la missione. E poi per giunta mi ha dato anche dello stronzo. E te la sei presa per così poco? Perché tu non te la saresti presa. Vabbè, certo che me la sarei presa, però che c'entra? Io mica sono stronzo davvero. Stato qui! Ecco, state ferme, così. Proviamo. No. Aspettate un attimo, sorridete. Un attimo ancora. Sorridete? No. Ma chi lo fa? Il suo problema. Non ci siamo. Ma che? Potete rivestirvi, ragazze. Ma abbiamo sbagliato qualcosa? Ma no, è che non ci siamo proprio, siamo lontani, ma non è colpa vostra, è solo un mio problema. Scusate. Un attimo come se ne va. Giuro che questo è matto. Ha impiegato tutta la mattinata per metterci in posa e poi non ha fatto uno scatto che sia uno. Davvero strano. Yes, it's very strange. Deve aver avuto una sorta di repulsione da obiettivo fotografico, capita. No, quello la repulsione ce l'ha per noi. Forse lo inibiamo. Secondo me... questo ci molla e se ne va. Per forza, dopo lo scherzo che gli avete combinato. Giuro che non mi perdonerò mai di essermi fatta coinvolgere anch'io. Ecco, così per colpa vostra perderemo l'occasione di avere un servizio fotografico firmato Tello Conte. Ma come mai? È successo qualcosa? No, nulla. E allora non capisco. Non me la sento di firmare un servizio fotografico che non mi soddisfi in pieno. E se ho raggiunto certi livelli, lo devo anche a questi miei principi. È l'idea che non mi soddisfa. Gli indumenti sexy. No, è troppo banale. Come dire, è veramente troppo banale. Cerchi un'altra idea, allora. Ci tengo davvero che il servizio alle allieve lo firmi lei. È un ottimo inizio, mi capisce? Su, cerchi un altro spunto. Qualsiasi cosa decide la proverò. La prego. Senta, perché lei, ma io mi do 3 giorni di tempo, non uno di più. Se mi viene l'ispirazione, bene, altrimenti mi dispiace, ma non potrò accettare. Vedrà, una mente fertile come la sua partorirà senz'altro un'idea prima di 3 giorni. Speriamo. No, è inutile, non va proprio. Così è peggio di prima. Ma non la facciamo, una pausa per il pranzo? Io quando sono in tiro non mangio mai. Non riesco a capire che cosa accidenti non va. Avete addosso le pellicce più belle del mondo. Eppure non accade nulla, nulla. Ehi, guardate! Bellissimi! Ecco, ho trovato! C'è anche un tornado! Bello, bellissimo, ecco quello che ci vuole. Questa sì che è un'idea per fare un servizio fotografico. Venite ragazzi, adesso è quello che mi serve. Un hangar degli aerei e voi nel mezzo con caschi e tutto. È un'idea grandiosa. Ci occupiamo noi di tutto. Sappiamo dove trovare gli aerei, gli hangar e le divise. E anche i piloti. A me i piloti non servono. Ma a noi sì. Come sfondo a servizio. E va bene, ne parlo alla direttrice. Tu sei matto, ma buono. Dovremmo fare solo un servizio fotografico. Allora non c'è problema. Ci penserò io a farvi avere l'autorizzazione. È un piacere, signora, per carità. Certo, e disponga di noi quando vuole. Grazie. Buongiorno, siamo dell'Istituto Garbo. Passate pure. Grazie. Nel blu, titoli blu, felice.
stare lassù e volare. È arrivato il momento di salutarci, Stefano. Devo andare. Aspetta. Ho qualcosa da darti. Tieni, è l'aquila turrita. Che meraviglia! Voglio che la conservi tu. La terrò come se fosse una cosa sacra. Che buon profumo. Rebecca, muoviti! Arriva! Stiamo aspettando te! Guarda che siamo in ritardo, coraggio! Arrivo, arrivo! Telefono, ciao, raccomando! A presto! Ciao! 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 Ciao, a presto! Di nuovo, a presto! Ciao, chiamami! Il comandante ha scritto in America, ma ancora non abbiamo ricevuto risposta. Strano, molto strano. Qual è il nome tuo padre? Coleman, Philip Coleman. Oh, Philip Coleman, era militare in NATO, sì? Sì, come pilota. Mi pare di aver sentito parlare di un certo Philip Coleman. Non ne sono tanto sicuro. Comunque, se saprò di più, ti farò sapere, ok? Ok, grazie a te. Thank you. Stai tranquillo. Ok, pleased to have met you. Coleman, è mezz'ora che vado in giro per te. Il comandante ti sta cercando dappertutto. E beh, che padrone. Se ti cerca sarà per qualcosa di importante, va a vedere. Può darsi che sia la volta buona, forza, dai. E muoviti. Mauro, muoviti! Finalmente. Venga, venga avanti. Signore... Comodo. Ho buone notizie per lei. La sua lettera è giunta a destinazione. C'è anche una risposta? La più insperata. Ma è meglio che gliela dia direttamente il colonnello Coleman. Come ha detto, scusi? Tenente, suo padre è qui.
E qua come va? Beh, non sono il primo, ma non sono neanche l'ultimo. Ma sai fare una cosa meglio tu, pilota? No, no, e qualche volta tengo voglia di smettere. Ho paura che non tengo una grande vocazione. E se non tieni una vocazione, perché stai qua? Dici che dovrei smettere? Questa l'hai da decidere tu, solamente tu. Non è semplice, è una decisione importante. Un buon pilota deve sempre riuscire a capire da solo quello che ha da fare, ok? Lo saccio, però... Right. Sono sicuro che deciderai un po' meglio. Già. Ok, ma mo parlami di... Prima mai capitato di trovarci in un inferno come quello. Aerei nemici dappertutto. E poi? Potevamo scappare. Invece si muta avanti e arriva attaccato. Purtroppo due dei nostri sono stati colpiti subito. È stato terribile, figlio mio. Ma abbiamo resistito. E quindi si appiccicano sempre. Mauro è più bravo, ma Zucchi non lo vuole ammettere. Quindi ogni occasione è buona per fare a gara. Adesso te li faccio conoscere. Sono veramente simpatico. No, aspetta un momento. C'è qualcosa che devo dirti. E non cerco giustificazioni se ti dico questo. Ma... quando sei nato, prima di partire per il Vietnam, ho già voluto darti il mio nome, anche se mamma tua non mi ha mai chiesto niente, né per essa né per te. Sicuramente non voleva darmi altri problemi. Osage. Essere veramente una buona donna. Forse le cose potevano andare diverse da come sono andate, ma volevo dirti la verità, ok? Che peccato che te ne vai. Spero che sei stato bene qui. Benissimo. Senti, papà, mi dispiace che non puoi passare per Napoli. Credimi, Salvatore, meglio così. Se essa non sa per niente, è assai più meglio. Certo, ma mi dispiace stesso. Pure a me. Ma ho passato, cari donna, bene o male. È sempre un fantasma. Meglio che resta passato. Specialmente quando non può cambiare il presente. Meglio così, ti hai ragione tu. La tua ragazza la conoscerò quando mi dà la marica in viaggio di nozze, ok? Ok. Babù. Me l'ha promesso. Ok, te l'hai già promesso. Ok. Beh, dobbiamo salutarci. Già, però ti devo chiedere un'ultima cosa. Come mai non mi hai detto niente della medaglia? Volesse sapere. Ah, la medaglia. Guarda, Sabato, in una guerra persa, le medaglie non contano niente. Proprio niente. Niente. Colonnello. Fa buon viaggio. Osana. Sta in fronte a te. Ok, grazie. Sono in programma, quindi partiremo sicuramente in mattinata. Guardi. Tutto confermato, sì, signore. L'aereo cisterna sarà sulla zona alle 11 precise. Bene, ragazzi, potete andare a prepararvi. Tra un'ora, un'ora e mezza dobbiamo essere pronti per il body-body con gli inglesi. Mi raccomando, puntualità. Sì, signore. Operazione Delta Zulu 17 ready. Ok, Delta Zulu, autorizzato al decollo, vento 5-4 da nord-nord-est. Roger. Qui Delta Zulu 25 ready. Ok, Delta Zulu 25, vento 5-4 da nord-nord-est.
Rullaggio Oscar Papa, pista 31, sinistra. Delta Zulu 1725, decollo parallelo. Radiale quota. Radiale 121, 3000 piedi. Ok, siete sotto controllo radar. Confermate 303 in prua. Affermativo, confermo 303 in prua. Tutto bene, ragazzi? Tutto regolare, signore. Ma cosa crede quello? Che siamo ancora dei pinguini? E 20 al turning point. Mantieni questa velocità. Roger. 06 32 21, un miglio al contatto. Attenzione, tra poco ci siamo. Siamo in contatto radar, dovresti vederlo fra poco. Lo vedo. Così, mantenete questa posizione. Pronto a estrarre? Pronto. Estrazione, ora! Riduci a cotto di 5 gradi. Roger. To contact. Ready. 101 to contact. 9221. Efficient body body alpha x-ray. 343. Correct. Roger. Avanti così. Attenzione adesso, ragazzi. 5 secondi al contatto. Lo vedo da me. Io sono tenuto a dirtelo. Contatto. Ok, ragazzi, è fatta. Sixteen, 15, 14, 13, 12, 11. Ciuccia bella, dai, così. Ci siamo? Quasi. Pull, pronto al distacco. Roger. Attenzione adesso, ragazzi. Pronto al distacco? Pronto. Distacco. Ora. Bene, adesso che abbiamo fatto il pieno, tira dentro il braccio. Roger. Ok, ragazzi, riangiriamo. Non ci provare. No, non ci sto provando. Ma mi pigli il jolly e chiudo. Oh, bella la vita, sono tornati poppanti. Com'è andata la ciucciata? Bene. Ottima e abbondante, direi. Dimmi un po', Secundus. Ci hanno belle dette le inglesi. Noi ciucciamo. Ma voi scattate appena suona un campanello, sbaglio? Certo. Purtroppo noi facciamo i piloti. Strano, però. Anche le squillo lavorano con lo stesso sistema. Che cos'era, una battuta? Ho paura proprio di sì. Vabbè, allora dobbiamo ridere. Già. Scusa, mi passi. Buona questa marmellata, Speciale. La mattina, guarda, mi alzo con una fame. Anch'io. Ragazze, un momento d'attenzione, prego. Ho da comunicarvi una novità sconvolgente. La mia bilancia mi dà sottopeso. Cosa ha detto? Che la bilancia la dà sottopeso. E per quale recondito scopo ce lo stai dicendo, eh? Perché so che la direttrice vi ha detto di tenermi d'occhio.
Ma questa non è una dieta americana, questa è una dieta Osby. Tu vuoi provare a fare impietosire noi? Ma noi già ti fare un favore a fare colazione con te. Voi non fate colazione con me, voi fate colazione contro di me. Non avete alcuna pietà, i miei trigliceridi stanno morendo giorno dopo giorno. Voi siete delle SS, delle capo. Dai, non esagerare. In fondo lo facciamo per te. Ho una proposta da farvi. Se vi prometto di contenermi, me lo fate mangiare anche a me un cornetto? No. Oddio, ti è caduto. Accidenti, che sveltezza, eh? Oh, pensa che non era neanche caduto su sua camicia. È che ormai si è trasformata in un vampiro. Nelle notti di luna piena verrà nelle nostre stanze in cerca di residui di cibo rimasti sui vestiti. Esagerata. Ma che ti ridi tu? Con il tuo colore, se ti scambia per un cioccolatino, sono cavoli tuoi. Adriana, sali, ti vuole la direttrice. E voi altre, affrettatevi. Abbiamo davanti un programma piuttosto nutrito oggi. Sa cosa vuole? Non lo so. Andiamo! Mr. George Bollett ha visto le tue foto sulla copertina di Cover Girl e vorrebbe incontrarti. Beh? Cosa? Sto ancora aspettando il tuo salto di gioia. Scusi, ma chi è questo George Bollett? Il responsabile della Stand By Me europea, Adriana. La famosa agenzia di modelle. Comincio a realizzare adesso? E perché vuole conoscermi? Per farti un provino, eventualmente un contratto. Proprio a me? Esatto, proprio a te. Ascoltami bene, Adriana. Questa è una grossa occasione. Non capita mica tutti i giorni una chance così. Sono contratti di migliaia di dollari quelli. Ma non ti vedo entusiasta a sufficienza. No, è che vorrei parlarne prima con Mauro, sentire cosa ne pensa lui. Questo è giusto, ma fallo subito. Mr. Bollett è già a Roma per il provino. Devo soltanto dargliene conferma. Ok, lo farò adesso che Mauro viene in licenza. Signori, questa è la vostra prima esercitazione operativa, quindi attenzione. Alle 5 un tornado si alzerà in volo e raggiungerà il suo obiettivo scortato da 2 Starfighter. Durante il percorso, il tornado sarà attaccato da un caccia guidato da un nostro pilota. Una vecchia conoscenza per alcuni di voi. Compito degli Starfighter è bloccare l'attacco del caccia e consentire al tornado questo di scaricare il suo potenziale bellico sull'obiettivo. Questo deve accadere alle 5:25 esatte. 30 secondi più tardi, un C-130 lancerà sulla zona dei paracadutisti. Alle 5:27, un HH-3F effettuerà il recupero simulato delle unità disperse in mare. Ed è l'azione finale. Domande da fare? Bene, la missione si chiama Alpha Tango 110 e avrà inizio domattina alle ore 4:30, precise. Signori, è tutto. Che cos'hai da borbottare? Mi scoccia a dipendere da quei due. Sono sicuro che faranno di tutto per farci toppare. Non esagerare, avanti. Sai benissimo quanto sono spocchiosi, no? Specialmente Rossetti. Saranno anche spocchiosi come dici, ma non credo che siano così stupidi da segarsi con le loro stesse mani, ti pare? Lo spero. Ah, non mi piace. Ehi, che c'è? Mi scoccia terribilmente che quei due facciano bella figura grazie a noi. Questo intanto dillo quando saremo riusciti a beccare il caccia nemico. Se ci riusciremo. Il colonnello ha detto che è una vecchia conoscenza. Mm. Tu hai un'idea di chi possa essere? Neanche l'ombra. Vedremo. Bene. 171 da operazioni. 171 da operazioni. 171 operazioni, siamo in ascolto. Missione Alfa Tango 110. Uscita Delta 1 Charlie. Pista 31 sinistra. Rullaggio Ambra Foxtrot. Ready? Roger. Alfa Tango 110, pronti al decollo. Vai!
172 da operazioni. Avanti 272, siamo in ascolto. Missione Alfa Tango 272, uscita Bravo Echo, pista 31 destra, rullaggio Ambra Foxtrot. Pronti a partire? Pronto ad effettuare prova motori? Pronto. Ok. Partiti, TOT 8.50. Bene, attiviamo il fighter. Oscar 1-1 da operazioni, Oscar 1-1 da operazioni. Qui Oscar 1-1, vi ascolto. Sono partiti. Bene, aspetto il via. Ok, Oscar 1-1, puoi attaccare. Roger. Senti, hai notato com'è teso il comandante? Sarà preoccupato per i miei o per i tuoi? So quanto costa un aereo, signore, ho cercato di salvarlo. Anch'io preferisco salvare un aereo piuttosto che un pilota, quando ha una testa calda come la tua. Ma quelli che sono sopra di me non la pensano così, quindi dovevi attenerti agli ordini e lanciarti. Sì, signore. Dovevi attenerti agli ordini e non fare la vite. Ma non l'ho fatta, e come signore. Cazzo hai fatto a lanciarti se non hai fatto la vite? Sappi che a me non mi prendi per il culo. Sono stato allievo anch'io. Quindi sta allerta, ragazzo. La prossima volta non avrò pietà. Adesso togliti dalle palle. Radiale 121, 3000 piedi. Ancora nessuna traccia dei due Starfighter? Nulla, non si vedono. Maledizione, praticamente stiamo viaggiando senza copertura. Tornado, stanno aspettando noi. Ci avviciniamo? Lasciamoli tremare ancora per un po', gli farà bene. Vedi nulla? Nulla. Ma dove cazzo sono andati a finire quei due? Saranno sopra di noi. Giuro che se hanno intenzione di farci lo sgambetto, questa volta gliela faccio pagare. Siamo divertiti abbastanza, quei due se la staranno facendo sotto. Lo so, ma è meglio essere noi a cogliere di sorpresa il fighter che viceversa. Salve ragazzi! Temo che con due pivelli come voi non sarà affatto divertente. Hai visto che c'è sul fighter? Sì, l'ho già visto. È un piacere rivedervi. Il piacere sarà piazzarle un missile in pancia, maggiore. Splendide idee, Rossetti. Il tempo che ci pensate, io vado a beccare il vostro tornado. Addio! Parlo noi a lui la sorpresa, Sta zitto e seguimi. Sì, sì, signore. Nemica in contatto radar, ore 6. Cristo. Ma dove sono finiti questi?
spedizione. Si sta sempre attaccato alle costole. Lo vedo anch'io, Cristo, lo vedo anch'io. State solo sprecando carburante, ragazzi! Accidenti, come fila, questo è matto totale! E perché? Noi no! Ci siamo! Ci siamo, c'è la surradar! 2 miglia avanti a noi! Lo vedi? Certo che lo vedo. Vado a fargli un po' di solletico, ho un'idea. Che vuoi fare? Tu ti sdraila, ma tienti pronto a lasciarlo a me. Ok. A noi due, maggiore. Ma che fa il tuo socio? È appena passato sulla sua testa, maggiore, perché non hai provato a chiederglielo? Tenete duro, ragazzi, abbiate fede! Ma dove va quello? E chi lo sa? Gira a destra! Kaleman lo sta impegnando a fondo! Non durerà a lungo da solo! Quell'altro dov'è? Non lo so, accidenti a lui, non lo so! È quello lì davanti a noi, Rossetti, sta tornando indietro! Cristo, questo ci viene addosso! Fuori dalle palle, Coleman! Era ora! È tutto tuo! Vengo da lei, maggiore! Mi aspetto! In difficoltà, maggiore! Aspetta a dirlo, ragazzo! Su, vieni qua! Colpito! Non se la prenda, maggiore! Prima o poi un bravo allievo supera sempre il maestro! Ok, Rossetti, caffè pagato! Caccia nemica se ne va! L'hanno beccato! Sai cosa ti dico? Ti avrei giurato! Tutto ok, Coleman, andiamo a tranquillizzare quei due e rientriamo.
Roger! Salve ragazzi! Tutto bene? Non ci ringraziate? Crepa! Noi andiamo a prenderci una bella tazzina di caffè, ci vediamo giù! Ciao! Secondi al target. Ok, la prua. Riduci a 4,80. Roger, 4,80. Ha paura per i tuoi. Tra poco dovresti vedere un tornante. Lo vedo. È proprio sotto di noi. Bene. Metti la prua 200 e avanti così a 4,80. Roger, 200, 4,80. Avanti così. Senti, pronto a far fuoco! Ok, pronto a far fuoco! Ci siamo! Lo tengo! Fuoco! L'abbiamo preso! Uno, uno, zero, operazioni. Obiettivo raggiunto. E adesso ne sei contento? Adesso ne sono proprio. Non parlerei esattamente di emozioni. Io invece mi sono emozionato. E come? Molto. È stata un po' una mossa a sorpresa. Da questi ormai bisogna aspettarsi di tutto. No, grazie. Quant'è? No, scusa tanto, ma secondo me tocca ai signori che se ne vanno. Ah, giusto. Cin cin. Scusate se mi intrometto, ma secondo me paga chi ha perso. E oggi le ha buscate lei, maggiore. Un'altra bottiglia. Allora, questi panini. Un attimo, un po' di pazienza, arrivano. Quest'aria pura mi fa venire una fame da piangere. Vieni. Non prendertela con l'aria pura, la tua è una fame atavica. La campagna fa venire. Vieni. Io invece mi sento tutto ringalluzzito, i miei bioritmi vanno al massimo. Non mi guardare come se fossi un budino alla crema. Budino? In che senso? Nel senso che non sapevo che fossi così brava ad organizzare un picnic. Ma veramente è la prima volta. Sembra che non hai fatto altro in vita tua. Ma io, credimi, ho imparato solo vedendo i film americani. Tutto qua. Andiamo giù al fiume. A fare cosa? Poi vediamo. No, stanca sono. Mi dai una ciliegia? Allora, cosa te ne pare? Ottime davvero queste fettuccine. E poi è bello qui. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Ne avevo proprio bisogno. La storia di Adriana che è stata scelta dalla Stemma e Mimi ha proprio depressa. Ah, ma non devi prendertela più di tanto, comunque. Se penso che a lei hanno offerto un'occasione importante, a me no, mi sento male. Che ci vuoi fare? La nostra è una società mediocre che premia la banalità a discapito della classe. Sei l'unico che mi comprende. E dai, piantala. Smettila di far finta di scattare foto e ascoltami piuttosto. Volevi il mio parere, no? Beh, io te l'ho dato. Ti ho detto che cosa ne penso. Risolto il problema? No. Io ti sto chiedendo un consiglio su un'occasione che mi è capitata. Non mi puoi rispondere così. Adriana, tu lo sai come la penso. Io ho bisogno di una donna. Non di una ragazza copertina che se ne va in giro per il mondo 24 ore su 24. Tu però stai realizzando quello che volevi. Lo stai realizzando e come? E non solo. Lo hai fatto passando anche sul nostro amore. Ma se non ti è mai importato niente di fare la fotomodella? Beh, adesso mi importa. Certo che sei una bella egoista. Cosa sono io? Ma
sì, certo, forse col tempo lo sono diventata. Ma ho avuto un ottimo maestro, il migliore di tutti, te. Ma senti un po', hai chiesto il mio parere e te l'ho dato. Che altro vuoi adesso? Me ne voglio andare. Avanti. Cosa c'è, Adriana? Dica pure a Mr. Bollitt che sono lieta di conoscerlo e di fare un provino per la Stand By Me. Ero sicura che avresti deciso così. Io no. Signori, sono l'ufficiale Guida Caccia, istruttore di combattimento aereo al poligono ACMI. E questo è l'ACMI, Air Combat Maneuvering Installation. L'ACMI è stato creato per insegnare manovre di combattimento aereo al massimo livello. Questo poligono è un poligono elettronico che, grazie a un sofisticatissimo sistema computerizzato, ci permette di seguire da terra, istante per istante e in tempo reale, tutti i combattimenti aerei che farete in questi giorni, comprese le manovre e i missili lanciati e ricevuti. Per far ciò, sotto le ali del velivolo, viene montato un pod. Questo pod trasmette segnali elettronici al computer che si trova a terra, il quale registra, elabora e invia dei segnali che si trasformano nelle immagini che state vedendo sullo schermo. Mi scusi, quanti tiri ha a disposizione un aereo? Non essendo un armamento reale, possiamo programmare ogni tipo di configurazione. Programmare, cioè stabilire in partenza la durata di ogni combattimento aereo e il numero di tiri a disposizione. Ah, ho capito. Era esattamente questo che volevo sapere, grazie. E vince chi mette a segno più colpi, non è così? Sì, è così, ma questo non conta. Quando siete lassù, ricordate che fate tutti parte della stessa squadra. C'è nessuno in casa? Oh. A cosa stai pensando? Ma, niente. Pensi ad Adriana, non è vero? No, ormai con lei ho chiuso. E se invece lei rinunciasse a fare questo provino? No, guarda, non è proprio il tipo. Ma se rinunciassi? Scramble! È per noi! Scramble! Shelter 2-3, vettore 1-3, 2-3, uscita 7. Sarà un'esercitazione a CMI. Penso proprio di sì. Con Zucchi e Carosi che fanno il bersaglio. Magari. Ma senti, non hai ancora risposto alla domanda che ti ho fatto prima. Dai, muoviti adesso, corri. Avanti, Sierra Zulu, parlate, siamo in ascolto. Scopo della missione? Esercitazione a CMI con attacco aereo. Natura del target. Un tornado. Chi c'è a bordo? Ripeto, chi c'è a bordo? Gianni. Il target è un tornado, Rossetti. Dovete intercettarlo e attaccarlo, questo è tutto. Grazie, signore, ricevuto. Hai capito, Coleman? No, non ho capito. È chiaro, sul tornado ci sono Zucchi e Carosi, andiamo a beccarli. Beh, penso che per i tuoi questa volta sarà dura. I miei sono preparati a dovere. Vogliamo scommettere? Sì, perché no? Con quanto scommettiamo? Ah, quello che vuoi. Comodi. Cosa abbiamo in programma? Un'esercitazione ACMI, signore. Bene, e chi c'è su? C'è Rossetti con Coleman e Zucchi con Carosi. Ah, ancora loro. Fantastico. Qui parla il colonnello Costa. Statevi bene a sentire lassù.
Siete fortunati ad essere ancora qui, visto che avete la vocazione a fare casini tra di voi. Beh, è ora di smettere. Quindi fate solo una stronzata, anche minima, e giuro che se volete fare ancora i piloti vi toccherà darvi all'aeromodellismo. Ok? Ok, signore. Ricevuto. Bene, io vado a godermi lo spettacolo al centro Acme. Passatemi il centro radar. Ma dove diavolo tu? Non lo so. Li abbiamo persi. Dammi la quota. 10.000 piedi. Tra poco dovremmo intercettarli. Ecco, ci siamo. L'abbiamo intercettati. Tra poco dovresti vederli. Sì, li vedo! Attento, Mauro! Ce l'abbiamo in coda e si avvicinano velocemente! L'ho visto, figli di puttana! Togliamoci di qui, presto! Guarda, se lo filano! Facciamogli vedere cos'è il tornado! Vedi? È ancora dietro! Porca puttana, non lo seminiamo! Siete veloci, ragazzi, ma ormai vi abbiamo agganciato. Non illuderti, potresti rimanerci male. Ecco, hanno cominciato. Mi faccio prima Rossetti, ok? Pronto a far fuoco? Pronto, quando vuoi. Tu, bello, mettiti meglio, forza. Vai adesso, Carosi, vai adesso, spara! Cristo, hanno sganciato! Vira, via! Maledizione, l'hai mancato! Cristo! Io ho sparato al tuo via, sei tu che te lo sei fatto sfuggire. Ti è mancato poco che ti beccassero. Ne ho abbastanza di averli attaccati alle costole. Le vedi quelle montagne laggiù? Certo che le vedi, allora seguimi! Voglio fare un giochino! Ma cosa vogliono fare quei due? Ah, non lo so. Mauro, non mi vorrei mica far ammazzare! Niente, pronto a tirare al mio via! Come alla discarica! Esatto! Solo al mio via, Coleman! Solo al mio via! Adesso, via, via! Ma che fai? Tira su, tira su! Appena in tempo, accidenti! Idiota, abbiamo rischiato di ammazzarci! Dove sono adesso? Un momento! Ti sto cercando! Salve, Zucchi! Se stai cercando noi, siamo qui! Ma dove diavolo sono? Ce l'abbiamo in coda! Vai! Che si prova ad avere due Starfighter dietro il culo? Crepa. La situazione si è invertita. I tuoi hanno meno di contatti. Ancora non è detta l'ultima parola. Stringi a destra, Coleman! Stringi a destra! Dai tranquillo, non li mollo! A sinistra adesso, a sinistra! Vira, Zucchi! Vira! Yeah!
ancora incollato dietro, spingi! Sto spingendo, sto spingendo! Sento, Nero, sta salendo in verticale! Lascialo a me, ci penso io! Occhi pesanti! Vai, Mauro! Stai andando su come un proiettile! Ci sono, ci sono! Ma dov'è? Sei fatto, Zucchi! Sta per far fuoco! Cristo! Ti ho annullato, Nullus! Bravo! Ci hanno fregato in pieno, in pieno! No, non può finire così! Beh, anche per oggi è fatta! No, non ancora! Mi dispiace, Zucchi, ma te lo devi tenere! Questo è per te! Ci vediamo dopo! Andiamo, Coleman! Mi dispiace. Ok, operazioni, siamo in ascolto. Bene, ragazzi, per oggi basta. Riportatevi all'altitudine autorizzata. E rientrate immediatamente. Sì, signore, con vero piacere. Ma zero! Risultato misero, mi spetta la rivincita. Sono a tua disposizione. Non dicevi mica sul serio. Ma è stato così serio in vita mia. Io non ho alcuna intenzione di prendermi un cicchetto dal comandante. Ok, scendi pure. Ma non dire stronzate. Allora stai zitto e tieni gli occhi incollati al radar, ok? Mi dispiace, ma dovrei vedertela da solo. Ok, Carosi, me la vedrò da solo. Non ho bisogno di te. Stavolta rischiavo grosso, Mauro. Non posso mica tirarmi indietro. Ti capisco, ma io non ci sto. Va bene, comincia ad andare avanti. Ci vediamo fra poco. Stanno continuando. Cosa? Stanno continuando. Rientrate subito voi due. È un ordine. Accidenti. Ecco, sei contento adesso? Hai sentito anche tu, Rossetti? Certo che ho sentito, non sono mica sordo. Allora che si fa? L'hai chiesta tu la rivincita, quindi tocca a te decidere. Ok, rientriamo. Niente, Cristo, sono nei guai. Stanno rientrando? Sì, signore. Avvertili che fra 10 minuti esatti li voglio nel mio ufficio. 1-3 da operazioni, 1-3 da operazioni, rispondete. 1-3 da operazioni, rispondete. Ma che succede? Rossetti non risponde, signore. Forse ha la radio in avaria. Chiama con gli altri, presto. 2-0 da operazioni. 2-0 da operazione. Qui 2-0, siamo in ascolto. Rossetti ha qualche problema, ragazzi. Dovete intercettarlo. Cercate di portarlo giù. Roger, hai sentito, Carosi? Mi
negativo, siamo a corto di carburante. Al diavolo il carburante. Ma che stai facendo? Sto andando in soccorso a Mauro. Ti ripeto che siamo a corto di carburante. E io ti ripeto che non me ne frega niente, chiaro? Operazioni, rispondete, rispondete! Non funziona più niente, niente! Meno male. 1-3, mi senti? Visto, è in difficoltà. Anche noi! Piantala di rompere le scatole! Non ti preoccupare, Mauro. Adesso ti riportiamo giù. 2-0 d'operazioni, l'abbiamo intercettato. È in totale varia radio e ha problemi all'impianto elettrico. Adesso proviamo a portarlo giù. Calma, ragazzi. Noi vi seguiremo da qui. Roger! Attiva i mezzi di soccorso. Mi sposto in sala operativa. Ma che è successo? Rossetti ha avuto una avaria. Un tornado lo sta riportando giù. Oh, Cristo! L'ossigeno! Meno male, l'ossigeno è ok! Chiedi la quantità di carburante! 300 kg! Ne è quasi più di noi! Portati sulla sua sinistra prima dell'atterraggio, ok? Ok! Calma, Mauro, calma. Siamo quasi arrivati. Siete leggermente al di sopra del sentiero di discesa. 3/4 di miglio dal punto di contatto. Roger. Forza, abbassati di più, abbassati di più. Forza, ormai manca poco. Ci siamo quasi. Ok, amico, ok. Quando? Bene, grazie. Sono atterrati. È andata, comandante. Sono atterrati. Secondo
Bene, nel mio ufficio, subito. Te la sei vista brutta? Sai, a un certo punto ho pensato... Salite, ragazzi, presto, il comandante vi aspetta nel suo ufficio. Accidente. Chissà che vorrà. Secondo me vi sbranerà vivi. Adesso basta. Avete rotto veramente le palle voi due. Sì, sì, signore. È ora di finirla. La competizione va bene, ma voi state esagerando. Qui non siamo al Gran Premio, siamo in un aeroporto militare, con compiti di difesa e facciamo parte della stessa squadra. Sì, sì, signore. Forse come piloti ve la cavate meglio di altri, ma come ufficiali siete decisamente i peggiori che abbia mai incontrato. Sì, sì, signore. I peggiori in assoluto, e non mi importa se siete i più bravi. Qui da noi serve altra gente. Ci interessano uomini che facciano il proprio dovere. E il vostro dovere è quello di unire le forze, non di sprecarle continuando a beccarvi come due stupidi galletti. Chiaro? Sì, sì, signore. E adesso fuori di qui. Fuori! Sì, signore. Sì, signore. Fuori. Invece la situazione è precipitata. Domani Adriana parte per Roma. Dobbiamo fare qualcosa, lo capisci o no? Noi? Sì, se parte quei due romperanno definitivamente. Secondo me hanno già rotto e strarotto abbastanza. E vuoi che ci faccia io? Se tu riesci a convincere Mauro a venire qui, io tenterò di trattenere Adriana. Certo, sarà difficile, ma ci proverò. È una parola. Che gli dici? Digli che va a sposare l'americano. Questo almeno lo scuoterà. Beh, mi sembra una buona idea. Ci provo, ok? Sì. Allora, restiamo d'accordo così, ok? Cercherò di convincerlo. Ok, va bene. Senti, un'altra cosa. Ti adoro. Anch'io. Ciao. Bravo. Vai qui. Senti, Mauro. Mi ha telefonato Stefania. Adriana parte domani mattina per Roma. E lo vieni a dire a me? Non va a fare il provino come pensi tu. Va a sposare l'americano che l'ha scoperta come modella. Sono contento per lei. Si vede che ha trovato l'uomo giusto. Credo proprio di no. È chiaro che non lo ama. Te lo sposa solo perché con te è tutto finito. Comunque si sposa domani alle 6. Alla chiesa di Santa Caterina in Prati. Alle 6. Ho capito, alle 6. E tu te ne stai qui così. Gesù, la donna tua si va a sposare ad un altro e tu te ne stai qui come un fesso. Ma non hai sangue nelle vene. Questo vuol dire una sola cosa, Mau. Che a te non te ne importa proprio niente di lei. Mi importa e come. Ma se ha deciso così, peggio per lei. Ti arrendi? Ci rinunci? Sì, ci rinuncio. Ma che marone ricci? Con quello stronzo di Zucchi hai rotto le palle a tutti per essere tu. E ora ti fai portare via la ragazza che ami da un americano che nemmeno lo conosci. Così, senza fare niente. Senza fare un cazzo. Ma gli ha chiesto un lo capisco. Te lo pongo. Grazie, ragione. Tenga, grazie. Dai, scendi. Ehi, guardate. Proprio lui. Oh no, lui arriva troppo tardo. Accidenti. Ma dov'è Adriana? Già partita per Roma. Ma come? Prendeva l'aereo. Sì. Non ce la farà mai. È impossibile. Ehi, calma, calma, non capisco niente. Mauro è arrivato, sì o no? Sì, ma purtroppo non si sono incontrati. Quando è arrivato, Adriana aveva già deciso di prendere l'aereo. Accidenti, e Mauro che cosa ha fatto? È partito a razzo verso Roma. Allora è risolto. Ma che ne so, conoscendoli, quei due potrebbero anche litigare definitivamente. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa. E che cosa? Andare anche noi a Roma e fargli far pace una volta per tutte. Andare a Roma, dici? Ecco. Non lo so, ma è l'unica cosa possibile, quindi fatti venire un'idea. E soprattutto fatela venire in fretta. Ciao. Mm.
Sei stata 5 bravissima. Sì. Macchinista! Ok, ragazzi, porta qua questo binario. Che raggiungiamo subito. Ah, ecco di là. Ah. Icare! Non molta. Allora, Enrico, cosa mi dici? Eccezionale. Ha un talento innato per fare la fotomodella. Se fossi in te, la legherei subito con un buon contratto. Lo farò non appena avrete finito. Stringi un pochino. Per favore. Ancora un po'. Ecco, così va bene. Trucco, siamo pronti? Ancora un attimo, per favore. Forza, forza! Su, non fate confusione, silenzio. Alza laggiù con quelle luci. Pronti? Muovetevi. Prendi la misura su lei. Pronti? A posto, per favore, sul fondo. Via dal campo. Stulle, per favore. Via dal campo, veloci. Via, tutto ok. Forza, si gira. È pronto il playback? Via. Via dal campo! Silenzio! Motore, azione! Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi, onorarvi e rispettarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Se dunque è questa la vostra intenzione... come tuo legittimo sposo il qui presente Massimo. Adriano! Adriano, aspetta! Ferma, ti stiamo girando! Ma chi è? Ma chi l'ha fatto entrare? Aspetta, Adriano! No, mi dispiace, ma questo matrimonio è rimandato. Ehi, no, molla questo manichino e vieni via. Ehi, e levati di mezzo. Aspetta un momento, c'è un equivoco. Guardati intorno. Vedi i tecnici, le luci, allora, la macchina da presa. Non mi sto sposando per davvero, sto solo facendo il provino per uno spot pubblicitario. Un meraviglioso provino che ha rovinato. Se ne va. Ci lasci lavorare. Sono desolato, signori, ma dovete trovarvi un'altra sposa. Lei viene con me. Andiamo. Fermateli! Ma cosa aspettate? Mauro! Lasciatemi! Forza, forza! Se io non volessi seguirmi... Dovrei seguirmi per forza. Perché? Perché ti amo. Dillo più forte. Perché ti amo. Ti amo. Anch'io, per sempre. Forza, usciamo fuori. Forse è davvero legata con un contratto. Eccoli. Ehi, levatevi finalmente. Non ti sbagliare. Scusate, ci prendiamo il vostro elicottero. Abbiamo fretta.